La sanità che vorrei, pubblica, equa, efficace, costruita insieme ai professionisti. Questo è il libro che è stato scritto e qui abbiamo due degli autori, il dottor Marcello Carremani, infettivologo, e Giorgio Ventoruzzo, chirurgo vascolare all'interno dell'ospedale San Donato di Arezzo. Dottor Marcello Carremani, l'abbiamo vista molto impegnata in questo periodo di pandemia, ma siete riusciti, perché è un'equipe, no, di autori a scrivere anche questo libro, con un titolo importante, La sanità che vorrei. Questo libro nasce in due momenti particolari. Il primo momento è sicuramente quello del lockdown e della pandemia che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. Stiamo andando sicuramente molto meglio, quindi ringraziamo tutti quelli che si sono impegnati per arrivare a questo obiettivo. E che ci ha fatto capire molte cose nella sanità pubblica, quanto abbiamo sbagliato in passato, quanto soldi abbiamo tolto alla sanità pubblica, quanto il territorio è importantissimo per sostenere i momenti di grave condizione come le pandemie, perché tutte le regioni dove il territorio ha dato una risposta ottimale si sono comportate sicuramente meglio, dove il territorio, la sanità pubblica del territorio era scomparsa. Abbiamo visto anche delle sanità che erano delle eccellenze, che insomma hanno fatto... Erano delle eccellenze nel privato, ma non erano eccellenze nel territorio. Bravo, anzi, è questo. Il territorio era stato smantellato e a favore del privato. Quindi di conseguenza questo ci ha fatto chiaramente capire quelli che sono i punti deboli e le difficoltà che la sanità pubblica ha vissuto in questo periodo, e grazie a tutti gli operatori sanitari pubblici dell'ospedale e del territorio, noi in Toscana abbiamo l'USCA che ci ha dato veramente un grande contributo, va bene, che la risposta che è stata data dal punto di vista pubblico è stata una risposta eccellente. A questo, il secondo punto che ha dato l'avvio a questa monografia, a questo libro, è stato il Risk Forum del 2020, dove ci siamo trovati a parlare, io parlavo appunto di comunicazione, e molti altri medici giovani dell'ospedale parlavano delle problematiche che la sanità pubblica stava vivendo e quale sarebbe la sanità che vorrei, ecco da dove è nato questa. Io alla fine di questa giornata del Risk Forum, parlando con dottor Giorgio Venturuzzo, gli ho detto, ma Giorgio, ma tutta questa bella esperienza che ti ha portato all'attenzione del RISC, perché non la traduciamo in un libro, perché sia veramente poi letto non soltanto da chi l'ha scritto, va bene, che potrà rileggersi e rivedere anche nel futuro le cose che ha detto, ma anche all'attenzione di chi? Dei politici della sanità, degli amministratori della sanità, dei medici dell'ospedale, ma ancora anche di più... Anche perché nero su bianco rimane, nero, no? Verba volante scripta manent. Bravo, ecco. Quindi di conseguenza dobbiamo avere anche la capacità poi di tradurlo a questo livello. E ci siamo guardati negli occhi con Giorgio, non devo dire è metaforico, perché chiaramente dico in questo periodo è poco, non è possibile. Vabbè, e abbiamo dato il via, abbiamo chiesto ai vari autori di... scrivere i loro capitoli, io e Giorgio ci siamo presi l'onere. Ognuno esperto nel suo ambito. Sì, ognuno esperto nel suo ambito, ognuno, cioè, sono degli specialisti, sì, per esempio il gastroenterologo, certo, che parla del rapporto pubblico-privato, va bene, certo, perché ha anche vissuto probabilmente momenti di persona. Questo. Dico, c'è il dermatologo che ha parlato in maniera molto precisa degli aspetti della libera professione, intramenia, dico, sì, e la dottoressa Alessandra Carremani del rapporto ospedale-territorio, cioè l'importanza. Il dottor Cuccia, no, si riferiva per quanto riguarda la dermatologia. Certo, sì, la dottoressa Alessandra Carremani della dermatologia, che è un aspetto importantissimo, quello che, per esempio, una cosa che salta fuori è che noi abbiamo l'USCA, come dicevo prima, ma l'USCA non può finire con la pandemia. No. L'USCA ha dimostrato quanto avere a disposizione un gruppo di medici giovani, volenterosi, capaci, va bene, può portare nel territorio la differenza, fa la sua differenza. Posso andare dal dottor Venturucci? Vada tranquillamente. Quindi ha preso il testimone, cioè l'idea ve la siete creata nella testa e poi si è scritto questo libro, perché ci sono statistiche, io non è che l'ho letto tutto, perché effettivamente è un bel impegno, però insomma ci sono statistiche, fate rendere conto di che cosa sta mancando in questo momento. Sì, l'analisi è partita un pochetto da quelle che sono le criticità sia del territorio, ma che sono specchio di una crisi più ampia del sistema sanitario nazionale, che si riflette sui vari sistemi sanitari regionali. E quello che abbiamo provato a fare è portare delle proposte concrete ai vari livelli di interlocuzione aziendale, comunale, soprattutto politico regionale,
Questo in previsione soprattutto di due eventi fondamentali con cui ci dobbiamo confrontare a breve. Uno, gli stati generali della sanità toscana, in cui si dovrebbe stilare il disegno nuovo della sanità toscana del prossimo futuro, e poi l'applicazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, che di fatto è l'unica roadmap strutturata, certo, di potenziamento del servizio sanitario nazionale attualmente in campo. E se andiamo a vedere in questo piano, i grossi investimenti sono per potenziare quella che è l'assistenza territoriale, che è stato il fianco scoperto allo, sì, tsunami del Covid durante la pandemia. Ma mancano completamente delle riforme strutturali di quella che è la rete ospedaliera, della governance di sistema, o di un'applicazione reale del governo clinico, che viene sempre citato, ma rimane più che altro un concetto filosofico. Astratto. Un concetto più che altro astratto. Sì. Quindi chiaramente adesso non andiamo a svelare le proposte nel concreto, perché non ci sarebbe tempo, e poi perché, come nei migliori gialli, non si può dire subito chi è l'assassino. Però è un tentativo per far capire che attualmente la sanità è governata, per così dire, un po' all'insaputa dei medici, mentre il contributo dei professionisti sarebbe fondamentale, perché è portatore della conoscenza sul campo. Perché sono quelli che vivono nel campo. Io sinceramente, quando ho visto la statistica, medici con titolo per andare in pensione, medici, c'è la statistica proprio, ve l'ho qui nel mio pad, certo, cioè i medici che attualmente sono all'interno, cioè come possono sopperire? Perché la generazione è cambiata, c'è, cioè, il ricambio di generazionale, questo è stato un momento di cambio di generazioni di competenze. Ho scritto un libro quando ero assessore della sanità, contro la sanità pubblica, La rivoluzione in sanità, va bene? Già allora segnalavo, perché i dati già allora, è vero, lei l'ha sempre fa, detto, segnalavo questi dati che vengono riportati, cioè quanti andranno in pensione e quanti pochi potranno sostituirlo. Ma poi c'è anche un altro dato importante. 26.300 i medici, certo, mancanti. Ma c'è anche un altro dato importante. Molti, in passato si pensava che anticipassero la pensione, cioè, sì, medici che erano vicino alla pensione, che se ne andavano per lavorare nel privato. Oggi non è più così. Cioè, ci sono giovani che arrivano, stanno 5-10 anni in ospedale, apprendono le tecnologie, le metodiche, iniziano a diventare medici di grande capacità, e con quello che hanno, il bagaglio che hanno maturato, se ne vanno a lavorare nel privato. Questa è la dimostrazione. Oppure che se ne vanno. C'è una disaffezione. Escono dall'Italia. O anche all'estero se ne vanno. C'è una disaffezione nei confronti dell'ospedale pubblico. Qui abbiamo due generazioni. Abbiamo il dottor Marcello Caremani, che per Arezzo provincia e per l'Italia intera, insomma, sappiamo chi è, non c'è bisogno di presentazioni. Abbiamo le nuove generazioni, mi permetto, voglio dire, anche se non è, certo, più un cittino, come si dice noi ad Arezzo, un ragazzo con le sue competenze. I sistemi sanitari, sarei quasi un pensionato. Ecco. È questo anche che andrebbe fatto capire. Come vedete voi questa sanità del futuro? Perché mancano 2 minuti alla fine dell'intervista. Allora, due parole rapide. La prima è questa. Io faccio parte di una generazione che, insieme al dottor Angioli, al dottor Ottaviani e al dottor Teoni, eravamo i medici interlocutori dell'allora politica sanitaria. E non dico che ci hanno dato ascolto, ma come minimo non ci hanno, direi, contraddetto e messo a margine. Per cui, quando si è sviluppata questa opportunità, va bene, perché in questi anni molto si è perso di quello che avevamo costruito, questa era stata sicuramente l'opportunità più importante. Cioè, c'erano di nuovo gruppi di medici che vogliono interessarsi non soltanto per essere dei buoni medici, no, ma anche dei buoni medici organizzatori della sanità pubblica. E che lavorino meglio, no? Penso, dottor. Anche. Certo, e questo non può prescindere dalle due tematiche fondamentali che andranno affrontate negli stati generali, cioè una riorganizzazione razionale della rete ospedaliera, con la definizione precisa della mission degli ospedali centrali, sì, e degli ospedali periferici, e una probabile necessaria revisione della macroarea, che non vuol dire mandare all'aria tutto. No, sono d'accordo. Ottimizzare il sistema per rendere la catena di comando più corta e più governabile, anche appunto in prospettiva di un'amplificazione che ci sarà con il piano nazionale di ripresa e resilienza dell'assistenza territoriale. Se vogliamo rirendere governabile la sanità, dobbiamo affrontare questi due problemi: rete ospedaliera e macroarea. Ricordiamoci che la sanità in Italia è pubblica
ed è un dono grande, perché in alcuni paesi la sanità o hai l'assicurazione o hai soldi, se no non vieni assistito, e da noi questo non succede. Quindi mi raccomando. Posso ringraziare in questa opera, dico, che chi ci ha dato un aiuto importante? Sì. I medici dell'ospedale, quelli che voi vedete, quell'elenco, che vanno ringraziati per primi. Il secondo Gutenberg, che ci ha veramente permesso di partire, ma anche ci ha dato una spalla per avere la parte ebook del libro, va bene, sì, che ancora non è uscito in cartaceo. Infatti ringrazio di essere venuti qui a presentarlo. E poi il nostro sponsor, che è il gruppo Tecnocopi SRL, che chiaramente ha messo i fondi economici per la stampa in grafica. Perché questo libro verrà presentato durante il prossimo... Il 21 di giugno al RISC Forum, e alle 16:30 saranno invitati una cinquantina di persone, perché comprendete bene che ancora non è possibile farlo per centinaia di persone, ma per dimostrare che cosa? Che è importante veramente portare all'attenzione di tutti quello che un gruppo di medici pensa come dovrebbe essere la sanità del futuro, e che poi, come trovate anche scritto, ogni 4-5 anni la sanità cambia, quindi ci vuole che ogni generazione si assuma l'onere e l'onore di cambiare chiaramente a seconda di quello che sarà il futuro delle, certo, malattie, della tecnologia, di tutto ciò che ci consentirà veramente di essere una sanità pubblica. E noi ce lo auguriamo tutti. Allora, ve li ripresento, il libro uscirà appunto il 21 di giugno durante il Forum RISC di Arezzo, quindi La sanità che vorrei, e abbiamo qui due autori, o perlomeno quelli che hanno dato il via a tutto questo, e ve li ripresento: il dottor Marcello Caremani, infettivologo, e il dottor Giorgio Venturuzzo, chirurgo vascolare all'interno dell'ospedale San Donato di Arezzo.